All'alba del 2 novembre 1975, Pasolini viene trovato ucciso in uno spiazzo sabbioso all'idroscalo di Ostia, all'ombra della torre Michelangiolesca, Tor San Michele, su uno sfondo degradato di baracche e rifiuti, in un luogo che gli era ben noto e che amava anche tanto. La scena del delitto, le probabili circostanze della morte, la furia esercitata sul suo corpo, tutto ha contribuito a rendere la fine di Pasolini ovvia e incredibile al tempo stesso, come potrebbe esserlo un suicidio. Cer le certezze di Pasolini sulla cieca banalità violenta che si vedeva crescere intorno hanno preso corpo tanto rapidamente da sembrare ai più il presagio di un destino disegnato in parte da lui stesso. Certo è che il silenzio prematuro di una simile voce di un'intelligenza così agguerrita e affilata, di uno spirito così attento ad ogni cosa umana, è una grande tragedia della cultura italiana, di questi incerti e sconvolti tempi. Pasolini è stato tra i maggiori suscitatori di scandalo intellettuale. Si può dire che lo sia stato già dal tempo in cui era uno sconosciuto poeta e filologo, anche se ovviamente in modo assai meno clamoroso. E del resto il numero di denunce, alcune delle quali gratuite e completamente fantasiose, che si tirò addosso è di per sé significativo. Questi scritti polemici erano destinati a suscitare reazioni o critiche violente anche perché riflettevano in modo trasparente le personali tragedie di Pasolini e l'affidarsi indifeso agli occhi e alla bocca di tutti poteva apparire anche in pudicizia e provocazione al martirio. Qualunque fosse il soggetto affrontato, ne traspariva sempre una sorta di ricerca dell'assoluto, una ricerca della moralità nel più alto senso della parola, che riusciva al più sconcertante. Nella profonda consapevolezza e accettazione della sua condizione di diverso e quindi di escluso, di additato, Pasolini intervenne nelle più cocenti discussioni con la veemenza del mite di fronte allo scandalo vero, alla violenza autentica dell'ipocrisia e della falsa tolleranza. Pierpaolo Pasolini nacque a Bologna il 5 marzo 1922 da Carlo Pasolini, tenente di fanteria di vecchia famiglia Ravennate, di cui aveva dissipato il patrimonio, e da Susanna Colussi, insegnante di Casarza della Delizia in Friuli. La vera figura dominante fu la mitissima madre, costante oggetto d'amore e alla quale dedicherà nella maturità alcuni dei suoi versi più sconvolgenti. Non è difficile riconoscere, anche da questi scarnidati, le linee di un grande conflitto edipico, di cui Pasolini ebbe una rara quanto estrema consapevolezza. E nota l'importanza avuta dal periodo friulano nella formazione intellettuale e nelle scelte etiche di Pasolini. Gli anni giovanili, vissuti in un mondo contadino, amato e studiato con vero amore, li sentì più tardi mitici, come la propria giovinezza. Arcaici, religiosi, innocenti, suo modello da superare, da ritrovare, da portare, forse a compimento da non tradire e soprattutto da comunicare ad altri, perché nessuno ignori o dimentichi quell'antica freschezza. Poi andò con la madre a Roma e visse all'inizio anni difficili, difficilissimi, in cui fu un disoccupato disperato, di quelli che finiscono suicidi. Dapprima abitò in piazza Costaguti. Al portico d'Ottavia, poi in borgata a Ponte Mammolo, vicino al carcere di Rebibbia. Strettamente legata al suo sentire, il mondo contadino fu l'osservazione del mondo del sottopreletariato delle borgate romane. In un'intervista alla stampa del 1 gennaio 1975, disse appunto delle borgate. Era un mondo degradato e atroce, ma conservava un suo codice di vita e di lingua al quale nulla si è sostituito. Oggi i ragazzi delle borgate vanno in moto e guardano la televisione, ma non sanno più parlare, sogghignano appena. È il problema di tutto il mondo contadino, almeno nel centro-sud.